Ciao a tutti e benvenuti alla lezione numero 5 di questo 18° capitolo che si intitola Il sogno felice. Allora andiamo a vedere cosa ci dice oggi il corso a proposito di questa lezione. Preparati ora al disfacimento di ciò che non è mai stato. Se comprendessi già il significato tra la verità e l'illusione, l'espiazione non avrebbe alcun significato. L'istante santo, la relazione santa, l'insegnamento dello Spirito Santo e tutti i mezzi con i quali viene compiuta la salvezza non avrebbe alcuno scopo, perché tutte queste cose non sono altro che aspetti del piano per cambiare i tuoi sogni di paura in sogni felici, dai quali ti svegli facilmente alla conoscenza. Non incaricartene, poiché non sei in grado di distinguere tra avanzamento e arretramento. Alcuni dei tuoi più grandi avanzamenti li hai giudicati come fallimenti e alcuni dei tuoi arretramenti più profondi li hai valutati come successi. Non avvicinare mai l'istante santo dopo aver cercato di eliminare tutta la paura e l'odio della tua mente. Questa è una sua funzione, non tentare mai di guardare oltre la tua colpa senza prima chiedere l'aiuto dello Spirito Santo. Questa è la sua funzione. La tua parte è solo di offrirgli una piccola disponibilità per permettergli di eliminare tutta la paura e l'odio e per essere perdonato. Sulla tua poca fede, unita alla sua comprensione, Egli costituirà la tua parte nell'espiazione e si accetterà che tu la adempia facilmente. E con lui tu costruirai una scala piantata nella solida roccia della fede che sale fino al cielo e non la userai per ascendere al cielo da sola. Io mi fermerei qui a fare un piccolissimo appunto su questo paragrafo, perché è molto importante. Personalmente, vivendo il corso, ho notato una cosa molto molto interessante. Quando ho un dubbio su qualcosa, chiedo o nella mia mente, ok, oppure proprio a voce: cos'è che devo capire in questo istante? Qual è la lezione che devo portare via da questa situazione? E mi viene sempre risposto. Sempre chiedi che ti sarà risposto sempre, ok? Questo è molto interessante perché all'inizio titubavo, pensavo, ma sì, ho iniziato a parlare da sola e quindi mi giudicavo, no? Ma guardate che noi parliamo da soli tutto il tempo, parliamo nella nostra mente, facciamo dei dialoghi interni continuamente e guardate che questi dialoghi sono terribili, non quello che diciamo con le parole, ok? Ma i dialoghi continui che facciamo nella nostra mente a proposito di tutto quello che succede, giudicando senza renderci conto chiunque, qualsiasi situazione, poi stando nel passato, stando sempre, perché è l'ego che ci porta nell'inconsapevolezza, ma i dialoghi che facciamo sono i più distruttivi. Perché così continuiamo a caricare il nostro subconscio di questo programma, di questo paradigma, di questi credi assurdi che abbiamo e che la società ce li ha passati, la famiglia, la scuola, tutti questi credi che sono rimasti come radicati nel nostro subconscio. In base a questi credi, la nostra vita segue il suo corso. Ma perché ci sono alcune persone molto molto intelligenti che non riescono a capacitarsi perché intellettualmente lo capiscono, ma non riescono ad arrivare dove vogliono arrivare perché non sanno che la radice è ancora lì. Ok? È come mi viene l'analogia dell'erba, che tu tagli l'erba, la tagli sempre, ma poi alla fine, essendo che la radice rimane nella terra, continua a crescere.
Quello che dovremmo fare è sradicare quel credo dal nostro subconscio, quindi togliere la radice di quello che è. Ecco perché vi dico di chiedere a voce alta qualcosa che non sapete, qualcosa di qualsiasi cosa, no? Come se tu fossi accompagnato sempre da un amico invisibile. Indovina perché? Perché lo sei già. Noi abbiamo aiuto da tutte le parti. Praticamente adesso la scienza ha scoperto che la realtà che viviamo noi è solo il 4%. Ciò che vediamo con i nostri occhi del corpo è solo il 4%, il 96% è invisibile. Un'altra cosa che faccio spesso quando non capisco qualcosa, dico sempre: Dio, dammi l'innocenza per vedere ciò che devo vedere. E attraverso le altre persone, attraverso quello che leggo, attraverso, mi succede che dopo 2 o 3 giorni, un giorno o anche, arriva la risposta. Bellissimo, perché ti senti sostenuto, ti senti comunque, sai che non sei da solo, sai che non sei da solo, e comunque ogni entità ha tantissimi aiutanti, non siamo da soli. Anche se tu sei da solo in casa tua, non sei mai da solo, ricordati. Andiamo avanti. Tramite la tua relazione santa, rinata e benedetta in ogni istante santo che tu non predisponi, migliaia ascenderanno al cielo con te. Sei in grado di pianificare ciò? O saresti forse in grado di prepararti per una tale funzione? Tuttavia è possibile, perché Dio lo vuole e non cambierà l'idea riguardo a ciò. Lo scopo e il mezzo appartengono entrambi a Lui. Tu hai accettato l'uno, l'altro verrà fornito. Un tale scopo senza il mezzo è inconcepibile. Egli fornirà il mezzo a chiunque condivida il suo scopo. I sogni felici si avveranno non perché sono sogni, ma soltanto perché sono felici, e quindi devono essere amorevoli. Il loro messaggio è: sia fatta la tua volontà, e non voglio che sia altrimenti. L'allineamento di mezzo e fine è un'impresa impossibile da comprendere per te. Non ti rendi conto nemmeno che hai accettato come tuo lo scopo dello Spirito Santo, e non faresti altro che usare mezzi non santi per il tuo compimento. La poca fede che esso richiedeva per cambiare lo scopo è tutto ciò che viene richiesto per ricevere il mezzo ed usarlo. Non è un sogno amare tuo fratello come te stesso, e non è un sogno la tua relazione santa. Tutto ciò che rimane dei sogni in essa è che è tuttora una relazione speciale, ma è utilissima allo Spirito Santo, che ha una funzione speciale qui. Essa diverrà il sogno felice attraverso il quale egli potrà diffondere la gioia a migliaia e migliaia che credono che l'amore sia paura, non felicità. Lasciali adempiere la funzione che egli ha dato alla tua relazione, accettandolo per te, e non mancherà nulla per renderla come egli vuole che sia. Quando senti che la santità della tua relazione è minacciata da qualcosa, fermati istantaneamente e offri allo Spirito Santo la tua disponibilità, nonostante la paura, per permettergli di scambiare questo istante con quello santo che vuoi avere al suo posto. Egli non fallirà mai in ciò, ma non dimenticare che la tua relazione è una, e così deve essere, che qualsiasi cosa minacci la pace di uno è un'uguale minaccia per l'altro. Il potere di unirsi alla sua benedizione sta nel fatto che ora è possibile per te o per tuo fratello provare paura da soli, o tentare di avere a che fare con essa da soli. Non credere mai che questa sia necessario o anche solo possibile, ma proprio come ciò è impossibile, è ugualmente impossibile che l'istante santo venga ad uno dei due senza l'altro.
e verrà ad entrambi su richiesta di uno qualunque dei due. Chiunque sia mentalmente più sano al momento in cui la minaccia viene percepita dovrebbe ricordare quanto sia profondamente in debito nei confronti dell'altro e quanta gratitudine gli sia dovuta, ed essere lieto di poter pagare il suo debito portando felicità ad entrambi, che egli lo ricordi e dica: desidero questo istante santo per me stesso affinché possa condividerlo con mio fratello che amo. Non è possibile che io possa avere senza di lui o lui senza di me. Tuttavia è del tutto possibile per noi condividerlo adesso. E così scelgo questo istante come quello da offrire allo Spirito Santo affinché la sua benedizione possa discendere su di noi e mantenerci entrambi in pace. Ed eccoci qui, siamo arrivati alla fine di questa bellissima lezione. Vi aspetto domani con la prossima e vi auguro una bellissima giornata. Ciao a tutti voi.